何も大阪の時間が来ないalla salute. Oi oi. Se non muore senza politi, te lo giuro. Oi oi. Oh, buono. Mio Dio. Yeah, it's not it's bad, good. Right? Yes. Siamo quasi arrivati, è circa un'oretta e mezzo che siamo in macchina tra giungla e malauto. Siamo arrivati al villaggio Karen. Questo è un ponte crollato 4 anni fa per via della piena del fiume. Nella stagione delle piogge è veramente potente. I Karen sono una minoranza etnica originaria delle steppe mongoliche e delle regioni del Tibet. Durante la seconda guerra mondiale, cacciati dal loro territorio per via dell'occupazione giapponese, si stabilirono in Birmania. La giunta militare però non prese bene il fatto che minoranze etniche vivessero fuori dal loro controllo nei loro territori. Iniziò quindi una repressione che costrinse i Karen a stabilirsi in quello che oggi è definito Karen State, ai confini con la Thailandia, per avere un minimo di indipendenza. Ad oggi solamente il 25% della popolazione Karen vive in queste regioni, lottando per l'indipendenza. I conflitti vanno avanti ogni giorno, l'esercito birmano si scontra con la resistenza nazionalista che deve guardarsi anche dalle multinazionali asiatiche che nutrono interesse nel legno delle foreste vergini e nell'utilizzare i fiumi delle loro regioni per costruire dighe che allegherebbero però i loro villaggi. I Karen sono circa 4 milioni in Birmania e 400.000 in Thailandia. Il 65% pratica il buddismo, il 20% è animista e il 15% è cristiano. L'animismo molto spesso è praticato anche dalla maggioranza buddista, che prevede il culto di ogni fenomeno o essere dell'universo, dal legno di tek all'elefante. Questo è un villaggio tipico Karen, il 10% occupato dalle case, il 20% da animali, il 70% invece è occupato da coltivazioni. Cosa non c'è a fare? Indossiamo i capelli tattici e andiamo a cercare gli elefanti nella giungla. Pensate che queste persone che vivono qua nel parco nazionale sono senza corrente elettrica. Usano al massimo delle batterie delle macchine per alimentare un po'. Per il resto, se hanno bisogno di qualcosa, devono andare in città. E siamo a caccia di elefanti. Qua li tengono liberi, sono programmi di recupero, li salvano dal bracconaggio e dai maltrattamenti, dai lavori forzati. Quindi adesso andiamo a vedere se ne troviamo qualcuno. Tutto in corium, eh? Mape! Eva! Hello! Come on. Hello. Hello. Dato che questi bestioni mangiano 250 kg di cibo al giorno, hanno pensato bene di andare a rubarci il nostro. Se le lancia proprio. So now you can be a good friend with them, but if you don't have banana, no friends anymore. Ok. In pratica gli danno il sale perché loro quando mangiano non bevono mai
abbastanza. E quindi gli devono dare il sale che almeno gli viene sete. È la mia mano. Con gli elefanti.